Questo breve video vi voglio parlare della scala maggiore. Come ben sappiamo, la forma della scala maggiore è unica e sola per tutte le tonalità, sia di Do maggiore, Re maggiore, Fa maggiore, Sol maggiore, eccetera, eccetera. In base alle tonalità, i box si sposteranno, si muoveranno sulla tastiera. Iniziamo da quella di Do maggiore, che parte dal Sol in Do modo, quindi Sol mix video. Andiamo al. Secondo box si sposta sul La, sul quinto, quindi La eolico. La terza colma si sposta sul settimo grado, sul Si loprio, sarebbe la settima di, settimo modo di la scala di Do maggiore, quindi farà. Modo si sposterà sul Re dorico, cioè il secondo modo della scala maggiore, e quindi faremo. Il quinto modo si sposterà sul frigio, cioè il Mi, e quindi faremo. Naturalmente i gradi della scala maggiore, di tutte le scale maggiori, cioè gli accordi, la sequenza degli accordi saranno sempre lo stesso. Vediamo quelli armonizzati della scala maggiore. Avremo come primo grado il major 7, settima maggiore, major 7, re minore, secondo grado, mi minore, terzo grado, sottodominante, fa major 7, settima maggiore, quinto grado, sol dominante. Sesta, minore settima e settimo grado, Si minore settima, quinta bemolle. E così via per tutte le tonalità. Se faremo la scala di Re maggiore sarà la stessa cosa, nel senso gli accordi avranno tutti la stessa sequenza, per quanto riguarda tutte le scale maggiori. Avremo primo grado maggior seven, secondo grado minore settima, terzo minore settima. E sottodominante major 7, quinto dominante, sesta minore settima e settimo grado avremo minore settima quinta bemolle anche per re maggiore. Quindi le scale maggiori avranno tutti in susseguenza tutti gli stessi accordi. Poi la minore è un'altra cosa, gli gradi diversi, quindi però rimangono tali, insomma. Ok, grazie per questo tempo. Che se vi piace il video, mettete un like. No, non fa niente, non è un problema. Se avete qualche domanda potete anche scrivere sulla. Grazie, buona musica a voi.